Buonasera e ben ritrovati ad una nuova puntata di Come se fosse facile, l'approfondimento televisivo di Rimini Social. Questa sera parleremo di Civivo, non sono certo una, una novità, sono attivi sul, sul nostro territorio, in comune da Ormai da, mi pare, comunque chiederemo, ma sono almeno 5-6 anni che i Civivo aiutano la città a crescere e migliorarsi. Però qualche novità da raccontare ce l'abbiamo e la faremo, la faremo raccontare ai nostri, ai nostri ospiti che sono qui con noi e che adesso vado a presentarvi nell'ordine in cui sono seduti. Allora, abbiamo Katia Policardi, coordinatrice del Civivo Farm e Borg. Buonasera. Sì, buonasera. Mattia Morolli, assessore con delega ai rapporti col territorio, buonasera, buonasera a tutti, Roberta Mazza, responsabile del progetto Civivo, buonasera, buonasera. Elena Moretti del Civivo Digitale, buonasera, e Ilaria Lanni, referente del gruppo in compagnia Civivo, buonasera. 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 Roberta, sei responsabile, sei la responsabile del progetto, quindi io... Parto da te, come dicevo i Civivo non sono certo una novità, però ti chiedo un po' di, di raccontarci, di farci un po' un'inquadratura un di cosa stiamo parlando quando parliamo dei Civivo. Sì, allora i Civivo sono nati a fine 2011, quindi nella scorsa, con la scorsa legislatura della, di questa amministrazione e da un'idea di creare praticamente un, un gruppo di supporto da, da parte della città alle attività del comune, nel senso che si voleva far sì che eh, i cittadini che già magari di loro spontanea volontà si impegnavano per tenere eh, curate le aree dove insomma, vivevano, piuttosto che eh, esercitavano un po' la loro vita, tipo la, le scuole, le spiagge. I parchi, eccetera, eh, potessero farlo eh, in maniera legale, perché in precedenza. Questa cosa non era regolamentata e i cittadini se si prendevano cura di un giardino sotto casa potevano addirittura essere multati. Quindi abbiamo creato questo progetto e, e, che appunto è nato alla fine, il primo gruppo si è costituito nel mese di dicembre 2011 per la cura di un parco diciamo, che sotto casa era abbastanza, diciamo un'area era abbastanza lasciata un pochino a se stessa. Eh, qual è eh, il Civivo? Mh, si occupa di attività che eh, vanno oltre a quello che l'amministrazione comunale è comunque tenuta a garantire e che eh, naturalmente continua a fare, quindi non è un'attività che va a sostituire quello ecco, che fa. Diciamo, i gruppi civili non si sostituiscono, no, non si sostituiscono ai lavori che sono in capo al comune, ma fanno quel qualcosa in più che può essere di abbellimento piuttosto che di cura, piuttosto che di, diciamo così, di supporto anche di Segnalazione all'amministrazione e che l'amministrazione non riuscirebbe a fare. Ad esempio, eh, noi abbiamo tanti gruppi civili che nel frattempo si sono costituiti nelle scuole. Eh, se per dire in una scuola i genitori vogliono imbiancare l'aula mensa perché magari la vogliono rendere più eh, allegra per i loro figli è chiaro che il comune fa fatica perché il comune garantisce l'imbiancatura in base a delle programmazioni un po' standardizzate in tutte le scuole. Ecco, in quel caso lì diamo la possibilità ai genitori di intervenire per rendere un pochino più bella la scuola dei loro figli, che ripeto non vuol dire sostituirsi a quelle che sono le manutenzioni programmate del comune o comunque alle attività eh, necessarie, ma si tratta di fare quel qualcosina in più. Il vantaggio di questa attività è che il cittadino che vive eh, sul posto, che vive di persona, è anche a conoscenza delle esigenze, delle criticità, delle problematiche. E quindi eh, quando fa un intervento può dire è meglio così piuttosto che in un altro modo. È anche, diciamo, un po' un'antenna sul territorio, cioè esatto, uno che coglie un sì, po' le necessità esatto. del. Tant'è che in alcune situazioni, appunto, il, questo confronto con il civivo ha fatto un cambiare quelle che anche potevano essere delle decisioni dell'amministrazione, perché è ovvio che nel momento in cui un ufficio programma che so, eh, dei dossi rallentatori della velocità, pre cioè predispone per metterli in certi punti, mm -hmm. magari parlando con chi vive lì dice no, è meglio 10 metri più avanti piuttosto che 500 metri più indietro perché è lì che magari c'è più problematica. Quindi, Quindi diciamo che il Civivo è anche un modo per avere una comunicazione diretta tra il cittadino esatto, e l'amministrazione. Esatto, noi dai gruppi del Civivo riceviamo tante segnalazioni anche di questo tipo, per cui questa cosa ci permette di intervenire naturalmente compatibilmente con le attività appunto amministrative e eh, diciamo così andare incontro a quelle che sono le esigenze della città e la forza diciamo dei nostri gruppi Civivo o comunque del nostro progetto è che eh, è molto semplice aderire a questo progetto mm, faccio un attimo un passo indietro Civivo vuol dire civico, vicino, volontario civico perché appunto ci si prende cura della città, di qualcosa della città. vicino perché ci si occupa di qualcosa che è vicino a noi quindi vicino al cittadino, che il cittadino vive tutti i giorni, volontario perché ovviamente i gruppi sono tutti composti dai volontari. Sono quindi delle associazioni i gruppi? Cioè risultano legalmente come, come associazioni? No, no il, i gruppi non sono associazioni, sono singoli cittadini che, si, eh, diciamo, che collaborano con l'amministrazione comunale. Noi per ragioni di, eh, organizzative cerchiamo di individuare all'interno dei gruppi un coordinatore o come in questo caso una coordinatrice che però ha ruolo, il suo ruolo è quello di tenere i rapporti con l'amministrazione perché eh, poi i numeri magari li darà l'assessore, noi abbiamo oh, quasi 650-700 volontari se per ogni gruppo dovessimo parlare con 30-40 persone, abbiamo dei gruppi che sono anche così numerosi risulterebbe impossibile. Si, si, si perderebbe quell'immediatezza che si Esatto, che si è Invece noi certo. abbiamo una, una persona di riferimento per scambiarci le informazioni, per, diciamo, per eh, loro ci riportano le loro esigenze e noi eh, quando dobbiamo comunicare qualcosa contattiamo il coordinatore o la coordinatrice. Dopodiché, eh, e questo è principalmente il ruolo del coordinatore, ma i singoli i cittadini volontari eh, sono... Diciamo collaboratori dell'amministrazione a titolo volontario. Okay. Eh, aggiungo per sì. finire che eh, sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e anche da responsabilità civile verso terzi per le attività che fanno eh, quando fanno, appunto, delle attività che eh, nell'ambito di questo progetto. E, Mattia. Sei stato chiamato in causa per, per i numeri del, del Civivo da Roberta che diceva appunto che hai un po' di, di numeri aggiornati. Io ti volevo fare anche altre domande, però partirei con, con questo. Qual, qual è la situazione attuale dei, dei Civivo? È una situazione molto positiva perché come diceva Roberta continuiamo in un trend di crescita che si, si attesta a circa 68 gruppi Civivo per un, di, per un numero di 900 volontari, 750 attivi. Qui non è un numero eh, gonfiato, ma reale. E soprattutto c'è un altro aspetto sociale molto importante, ovvero la diramazione di questi 68 gruppi civivo è diffusa sulla città. Sono 68 agopunture di generosità sul nostro territorio. E si occupano di tutto, da fornire il doposcuola a bambini che non avrebbero la capacità di, di pagare una ripetizione, fino all'insegnare l'italiano a comunità appena arrivate in Italia, al verniciare una scuola, fino a quello che tocca anche un elemento di dolcezza molto particolare, ovvero raccontare delle fiabe nel reparto oncologico di pediatria del comune di Rimini, in un luogo dove la dolcezza non avrebbe sede, invece viene portata anche questa, questa pagina felice. Quindi in un'epoca di eh, contatti ravvicinati, più social che reali, la nostra eh, azione principale è stata rendere il Civivo un avamposto di confronto, di dialogo, di partecipazione reale. Non è il Civivo un elemento social, è un elemento reale e questa è una cosa molto, che ci rende molto molto orgogliosi. Ma soprattutto, come diceva Roberta, non è casuale l'anno in cui è partita la sperimentazione del civivo ed è una sperimentazione che nasce a Rimini e ha trovato un risponso anche sulle pagine recentemente del Washington Post, quindi ha varcato l'oceano. Sono tanti i comuni che chiedono al nostro ufficio il modello per poterlo replicare in tante altre città italiane, perché più che il nome e il felice acronimo che ha trovato Roberta, è stato anche superare un vulnus legislativo. 2011 chiudono i quartieri i comuni sotto i 200.000 abitanti chiudevano i quartieri. Noi abbiamo trovato una forma d'aggiornamento di quell'istituzione. L'abbiamo trovata trovando dei referenti reali, propositivi, non solamente legati alla mentela singola, in cui ipotizzare qualcosa di meglio. Cito uno dei grandi progetti che siamo riusciti a fare, Via Turchetta. Via Turchetta la conosciamo perché è la via che si affaccia dietro la fiera e subisce un po' di quello che è il traffico che avviene. Nelle tante e grandi manifestazioni fieristiche che si sviluppano alla fiera. Ecco, con i residenti abbiamo trovato un progetto che non solo ha dato un parcheggio in più a quei cittadini, ma soprattutto ha dato le funzioni e la vivibilità nel parco di Via Turchetta. Oggi un elemento sociale in quell'operazione lì l'abbiamo dato. Quindi, più che i numeri, che sono ormai vicino ai mille, occorre vedere la, la filigrana unisce questi gruppi civivo ed è una, un elemento raro in questi tempi che è la generosità. Do il meglio di me, una parte del mio talento, del mio tempo, del mio ascolto per darti una mano. È qualcosa che vediamo eh, ripetuto in questi tempi? No. È qualcosa che vediamo mh, raccontato nella cronaca o nei, so o nei social? No. È qualcosa che stiamo facendo in modo plurale e con la comunità riminese? Sì, questo è l'elemento di maggior orgoglio di questi primi sette anni di attività di Civivo. Grazie, poi torniamo a, a parlare dei Civivo diciamo così, in generale, di come è cambiato il volto della città. Ora volevo concentrarmi un po' su tre esperienze concrete. Allora, partirei con, eh, con Katia. E... <ride> con qualcuno, qualcuno devo cominciare, so che serpeggiava il terrore. E, allora, che. Di cosa si occupa le, le tuo, il tuo civivo farm borg? Allora, noi siamo 25 volontari, siamo tutti residenti o più o meno residenti nel borgo San Giuliano e ehm, la, nostra, diciamo, la nostra ragione di esistenza, quella da cui è cominciato tutto, in realtà è stata l'anima verde. In questo senso noi siamo nati. E come siamo nati? Siamo nati perché ehm, alcuni di noi nella prima fase, quindi ancora quando non eravamo 25, nel 2015, si sono trovati a dover manutentare, diciamo così, per spirito sociale, a manutentare un, un pezzo di terra, di terra, sempre però nel, nella modalità passiva, cioè taglio l'erba fino al momento in cui dal momento in cui l'erba comincia ad raggiungere un metro di altezza e poi, quando eh, è arrivato a quel livello, la taglio e Quindi ricomincio diciamo dopo. Una ragione pratica, c'era questo pratica. campo lasciato. <coughs> Incolto e veniva curato. In questo caso un giardino, un, un una giardino, zona che ok. sarebbe dovuto essere un giardino, uh -huh. che poi è diventato tale. Nella nostra prima formula diciamo, di eh, aderenti eh, abbiamo cominciato a, a cercare informazioni se, eh, su, se ci fosse stata la possibilità di utilizzare uno spazio pubblico per poter costruire qualcosa, quindi invece che manutentare semplicemente dare un'anima nuova. Abbiamo cercato su internet e abbiamo trovato questa cosa bellissima, io ringrazio ancora Roberta dal 2015, che tra l'altro non esiste, almeno per quello che so io, in altri comuni, perché anche amici che noi abbiamo ci hanno detto che non, non, non riescono a trovare una formula tale, e, e abbiamo scoperto appunto che esisteva questa possibilità, quella di, per più di un cittadino, di poter rivolgersi al comune e. e il secondo elemento, oltre a essere più di uno, era quello di presentare un progetto. Allora, l'avete allora, scoperto cercando online Cercando online nel 2015, che cosa si può fare, c'è okay. una formula che ci può permettere mm -hmm. di fare questa cosa e così siamo arrivati al Civivo. Abbiamo parlato con l'ufficio di Roberta, abbiamo, ci siamo fatti spiegare che cosa consisteva questo progetto, abbiamo mh, capito che eravamo in un numero sufficiente per poter iniziare e ci hanno detto dovete fare un progetto. A quel punto abbiamo occupato il borgo, perché <ride> se non ci manca qualcosa che non ci manca è la passione. E quindi abbiamo pensato che se la nostra esigenza era quella, in fondo, di rendere migliore il luogo dove abitavamo, potevamo piano piano cercare di pensare in modo eh, diverso alcuni spazi. Nel nostro caso è stata l'anima verde e su questo diciamo, elemento di comune passione abbiamo costruito il tutto. Abbiamo presentato il progetto, nella nostra pagina Facebook si vede la mappa con tutti i punti dei luoghi in cui andremo a operare e siccome all'inizio eravamo in 5-6 persone, non potevamo pensare di fare tutto in un'unica soluzione, ma abbiamo battezzato i primi luoghi. Quindi è un progetto di <coughs> espansione? Sì, è un, sì, un progetto di, espans di, <ride> di espansione in tutto. espansione. Okay. Sì, praticamente abbiamo cominciato con eh, la piazzetta da dove tutto era cominciato, cioè Piazzetta Gabena, che è logisticamente parlando, più o meno una piazza nella retrovia del Borgo San Giuliano, la parte più interna, più o meno non troppo distante dalla Villa Maria, e un'altra piazzetta che è eh, lungo via Trai, quindi non troppo distante dalla Chiesa di San Giuliano. Questi due luoghi per noi hanno rappresentato due anime del borgo. Quella verde da giardino, diciamo, e quella invece di orto, che ritorna poi però anche nel, in, quello che il, in quello che è il Borgo San Giuliano, perché nella nostra modalità di azione le cose che noi abbiamo cercato di osservare e che ci sembravano coerenti con lo spirito per le quali eravamo nate, nati è che eh, tutto quello che costruivamo doveva avere una, una sostenibilità, quindi il terreno giusto, le piante giuste, l'esposizione giusta, il basso consumo idrico e la bassa manutenzione, perché il nostro obiettivo non era quello di costruire una cosa che nasceva e poi moriva, ma che nasceva e che sarebbe eh, naturalmente cresciuta negli anni e, e, e manutentata negli anni. Quindi il nostro obiettivo era quello. In più ci siamo accorti che da questo elemento, col quale siamo partiti in pochi, Abbiamo praticamente riscoperto un borgo. Cioè, vicini. Ecco, questa infatti era una cosa cioè, ci che siamo, volevo ci siamo rincontrati tutti da persone che si conoscevano perché magari si passava oh. velocemente la mattina e neanche quasi ci si salutava, oppure sapeva il nome sul campanello. Siamo diventati quasi una famiglia. Cioè, molti di noi, quei 25 che girano sicuramente su questo progetto, ormai si conoscono, fanno delle cose insieme, periodicamente ci vediamo, perché poi anche l'attività verde è un'attività di manutenzione, non è che. Si, si costruisce ma poi bisogna fare in modo che questa sopravviva e negli anni si riproduca. Quindi co come è cambiato il, il, il borgo da quando avete... Ah beh, dato sicuramente da utilità. un punto di vista estetico e questa cosa è stata una cosa bellissima perché ehm, è cambiato il volto delle aree, quindi il giardino e soprattutto l'orto perché l'orto ha a che fare anche con l'anima di ognuno di noi, insomma è più una cosa... Uh, che sentiamo forse, e la cosa, appunto, le, le due cose che ci hanno sorprese sono state, appunto, la, la grande socialità, perché da una, neanche una decina di persone siamo diventati 25 in pochissimo tempo, e, e il controllo sociale, cioè il fatto che queste due aree fossero in qualche modo belle, no? curate esteticamente. Eh, carine, eh, sono diventate un, un luogo da visita e quindi le persone magari le facevano persone un giro nel sondaggio, ci volentieri. passavano davanti e non è successo niente neanche alle cose che vi ha messo perché a parte il giardino ma l'orto che ad esempio dà dei frutti anche non è mai praticamente stato toccato anzi ci sono state persone che ci hanno chiesto loro stesse di poter eh, Prendere o meno i prodotti. Che invece solitamente del ci sono delle razzie di, di, di fiori e frutti che sono. Ma questi, questi sono stati i due primi progetti. In pratica nel 2016 noi abbiamo cominciato e, e grazie appunto all'operazione Come Ci Vivo e anche a un altro progetto del lancio dell dell'Associazione Nazionale dei Comuni siamo riusciti a costruire queste due. Eh, piazze in cui abbiamo coinvolto anche però ehm, dei ragazzi perché la costruzione delle due piazze è stata fatta anche in collaborazione con i ragazzi di questo progetto ed è stato bellissimo perché c'erano 20-25 persone a ehm, arare i terreni, a piantare tutti contemporaneamente su due postazioni, oltre a noi volontari. Siccome questa esperienza ci era piaciuta molto, noi abbiamo continuato nel nostro progetto e l'anno scorso abbiamo cominciato a parlare con l'ufficio di Roberta per continuare sui successivi due step: che sono la piazzetta adiacente al Ponte eh, Tiberio e ehm, un'altra area che è la continuazione di Piazzetta Gabena per noi, che chiamiamo con, chiamiamo con un nome che però non è il suo, da un locale che c'era prima lì, e che ci piacerebbe eh, diciamo, cominciare a far vivere di nuovo. E questo con due obiettivi: uno perché il ponte di Tiberio è comunque il ponte del Borgo San Giuliano e quindi ci piace, ci piace l'idea di riuscire a. a, a anche a regalare del verde e occuparci del verde certo. in quella zona. E dall'altra parte, anche eh, per l'altra piazza, quella, la necessità di fare questa nursery. Perché l'altra la, cosa che abbiamo visto, fa, diciamo, lavorando su questi progetti, è che si è contaminata la, nece, la necessità di verde del borgo. Quindi i, le persone che abitavano nel borgo, che hanno messo le piante fuori nei balconi, i ristoratori, gli esercenti che hanno chiesto dei consigli per come mettere il loro, come gestire il loro vero? Qui a qualche anno dico, il borgo sarà tutto vero, se qualcuno non vi ferma. Insomma, potrebbe... E anche un'altra cosa bella è che abbiamo cominciato a dialogare con una scuola che è l'Istituto Alberghiero di Rimini, Malatesta, per eh, lavorare su un progetto di Nasser. In pratica, dal borgo eh, noi lavorando con queste piante stiamo cominciando a produrre dei figli, no? cioè, così come tutte le famiglie crescono e devono trovare un'occasione di espandersi, quindi abbiamo, stiamo studiando e sarà, farà parte appunto del progetto del 2018 la modalità con cui collaborare per fare in modo che dal borgo, che verso, che dal borgo verso altri luoghi diciamo espatrino le nostre piante, in qualche modo si diffondano. Ottimo, cioè praticamente un progetto che una volta avviato si cre cresce, cresce e, e si espande. E, grazie Cate, allora quindi abbiamo visto il, il, un, un civivo che come anche ci diceva Roberta quando citava quelli delle scuole agisce sulla città anche in modo, in modo concreto cambiandola. Ora però vorrei parlare di due civivo diversi che tra l'altro sono anche gli ultimi, due, gli ultimi due nati se non sbaglio o comunque i, i, tra i più tra i più recenti, uno è legato al mondo digitale e un altro invece è legato al, al volontariato e alla disabilità. Allora Elena, il, um, il Civivo Digitale, allora, che cos'è e di cosa si occupa? Allora, il Civivo Digitale è nato dall'idea eh, della Smart City, quindi eh, l'amministrazione comunale ci dà delle strumentazioni che dobbiamo trovare il modo, modo per farle fruttare al meglio e quindi è nata quest'idea, di eh, dividere, di creare questo gruppo di volontari che è nato in luglio, quindi è una cosa molto molto recente, che è eh, mossa anche dallo spirito e dal progetto del laboratorio aperto che si concretizza in un luogo, però fondamentalmente dietro c'è tutta una progettualità e eh, un'idea un molto ben più grande, e per portare all'utilizzo delle strumentazioni che il Comune ci mette a disposizione per migliorarle, per migliorare per chi? Principalmente per i cittadini di Rimini, ma anche per il turista che frequenta la città di Rimini in altri momenti, quindi ci siamo divisi in diverse aree mh, e abbiamo individuato per esempio il miglioramento dei totem che esistono già sul territorio per fare in modo che siano degli strumenti comunque utilizzabili, fruibili, facilmente capibili, con un alto livello di accessibilità per tutti. E il sito, un sito web e qui abbiamo diverse idee. Uno è un sito, ci piacerebbe realizzarlo, è già realizzato ma non ancora online. Eh, di raccolta di tutti i gruppi civili del Comune di Rimini per potergli dare anche visibilità, eh, un contatto diretto con l'amministrazione comunale e comunque un luogo di incontro per questi gruppi, perché i gruppi sono tanti ma a volte un gruppo con l'altro non sa neanche non, che ci non, non si conoscono, esatto. non collaborano. E Questa... Le potenzialità potrebbero crescere in modo esponenziale. Insomma. Sì, anche pensando al fatto che comunque il digitale fa parte della nostra vita, tutti i giorni ormai. Certo. Diciamo che il, le competenze della, del digitale sono una competenza chiave del XXI secolo, quindi non si scappa ormai. <ride> L'altra attività che, ci penso, che pensavamo di portare avanti era anche l'utilizzo di un'applicazione so, un come, per esempio, l'app MyRimini, che già esiste, ma di implementarla e di renderla ancora più eh, facilmente fruibile. In più il Civivo Digitale col, col fatto dei, digita, dei digitali volontari ehm, ci permette di portare avanti anche il gruppo del Coder Dojo di Rimini, di cui anche io faccio parte, sono una mentor del Coder Dojo ed è rivolto ai ragazzi, quindi non prendiamo solo una fascia d'età grande o solo la popolazione adulta che già vive, ma anche il ragazzino, perché? Perché mh, la cosa interessante è far vedere che il digitale non è, noi non dobbiamo utilizzare il digitale come dei fruttori passivi, ma dobbiamo essere degli utilizzatori attivi, cioè capaci di eh, lavorarci, di aver, vederci dietro una potenzialità, non solo un gioco, come in questo momento stanno facendo la maggior parte dei ragazzini presenti sul territorio di tutta Italia, non solo di Rimini. Eh, L'altra cosa che è stata fatta molto interessante è stato il tutto il progetto dell'Hackathon che c'è stato in ottobre, e noi siamo stati. Attivi tutti i giorni dentro l'Innovation Square a lavorare con questi ragazzi. Tra l'altro, uno dei gruppi di Rimini, quello che ha vinto il gruppo, ha tirato fuori un progetto bellissimo sulla realizzazione delle mappe all'interno del sito con un protocollo apposta della GID. Quindi, una cosa anche. Il vostro, comunque, è un civivo insomma abbastanza tecnico. Bisogna saperne un po' per prepararsi. però per partecipare. non è solo per tecnico, okay. perché dentro abbiamo diverse tipologie di persone anche curiose e anche interessate che hanno deciso di mettersi in gioco anche su magari una competenza che proprio loro non avevano, mm. però comunque eh, la cosa bella è che all'interno di questi gruppi si crea, si diventa una famiglia, ci si conosce, si collabora, ci si aiuta, si Quando, cresce insieme. Siete? Il gruppo fondatore sono sette membri, però a questo punto siamo arrivati molti di più, siamo 22 quasi. Però. Eh, quindi è, stato, è partito con calma, però poi si è ingrandito perché comunque è una esigenza che c'è. Tutti in mano abbiamo uno smartphone, tutti sappiamo utilizzarlo, non con la consapevolezza della, delle potenzialità che nasconde. In questo modo invece che farlo ognuno per sé, viene fatto anche diciamo, a favore e a vantaggio del, della cittadinanza. Assolutamente sì, non possiamo pensare a Rimini come una città turistica o anche strettamente legata ai suoi abitanti, come lontana dal digitale. parlavamo a maggio in un incontro che abbiamo fatto nella sala del Consiglio. Del, del consiglio in cui parlavamo proprio della Smart City e del livello di Rimini all'interno dell'Emilia del, dell Romagna, quindi che siamo ad un livello, insomma, mh, competitivo, quindi dobbiamo sicuramente aumentarlo e questo potrebbe essere un modo per eh, accrescere ancora di più le funzionalità degli strumenti che l'amministrazione già ci offre, perché sono tanti. Grazie, grazie mille. Ilaria, siamo arrivati a te, in compagnia Civivo, un, un, un Civivo ancora diverso da quelli che, che abbiamo visto, sì, sì. qui abbiamo a che fare con, con volontariato e persone con Diverse disabilità. Ecco, mh, come funziona il vostro gruppo? Allora, in realtà non si tratta di un Civivo Nuovo. Eh, in Compagnia Civivo è un progetto che è un'anima del, del Civivo. Eh, è nato mh, ad aprile dello scorso anno ed è nato dalla sinergia tra il servizio disabili, che è un servizio del comune di Rimini, che ha in carico persone affette da disabilità fisica e quindi non autosufficienti e disabili intellettivi. E quindi dicevo, è nato dalla sinergia tra il nostro eh, servizio e l'ufficio eh, civivo. Perché è nato questo progetto? Questo progetto è nato perché ad un certo punto noi ci siamo interrogati sulla proprietà di alcuni servizi specialistici che venivano erogati alle persone in carico al nostro servizio, che hanno anche dei costi per l'amministrazione. E, da questa disamina eh, abbiamo appunto capito che alcuni servizi potevano essere eh, implementati o in alcuni casi anche sostituiti dall'attività di volontari che in questo caso impegnano una parte del proprio tempo gratuito e volontario per la collettività. La collettività, in questo caso persone disabili, che quindi hanno, eh, sono persone eh, contraddistinte da un certo grado di vulnerabilità e di fragilità sociale. E, in che modo intervengono questi volontari? Cioè, che mansioni svolgono? Allora, in realtà le attività, le attività mm. sono diverse. Si va dalla semplice compagnia. E si va da attività di lettura, abbiamo creato appunto anche un ponte con la biblioteca e con il centro per le famiglie, quindi abbiamo attivato anche dei lettori volontari che vanno a casa delle persone semplicemente per leggere un quotidiano e magari sono persone che non possono muoversi, sono allettate, e desbrigo pratiche, pagamento bollette, accompagnamento visite mediche. E, o semplicemente accompagnamento nei luoghi di aggregazione della città, perché poi va detto, insomma, le persone disabili vivono un po in alcuni casi vivono anche un po ai margini, eh, per cui è fondamentale l'azione del volontario proprio perché eh, possano vivere gli spazi della città. È un progetto di cui io sono molto contenta, nel senso che è partito all'inizio erano un paio di volontari, poi in realtà il numero dei volontari è cresciuto e abbiamo fatto diversi comunicati stampa e a gennaio abbiamo fatto una giornata di formazione dedicata ai volontari, proprio perché ci rendiamo conto che la disabilità viene vissuta ancora eh, con un certo spauracchio, per cui eh, ci sembrava fondamentale mh, fornire alle persone volontarie degli elementi per approcciarsi al meglio con le persone affette da disabilità. Quindi sono volontari molto volenterosi, sono perché volontari non sono dedicati al tempo, ma fanno Attualmente anche corsi. abbiamo una quindicina di volontari. <coughs> fasce d'età più o meno? Ma fasce d'età 30-50. Mm. Dei volontari, sì. Quindi persone anche che hanno impegni anche professionali? Assolutamente cioè certo... sì, persone che magari sono impegnate tutta la settimana per lavoro, però dedicano il sabato mattina mm. un'ora del, del, del proprio tempo per queste persone. Quindi um, noi crediamo molto in questo progetto, anche perché crediamo che… Um, Insomma, la qualità della vita delle persone sia appunto fondamentale. Quindi insomma, se qualcuno volesse diventare volontario, come, come vi contatta? Allora, noi diciamo sempre di fare riferimento all'ufficio civivo. Eh, perché poi è capitato che alcuni volontari che non fossero già volontari Civivo mh, appunto, ci hanno contattato, abbiamo dato però indicazione di fare riferimento al servizio anche perché c'è tutto il discorso della copertura assicurativa, quindi certo. eh, prima di partire insomma, eh, diamo sempre riferimento all'ufficio del Civivo. Esatto. Roberta, quindi si passa da te per, per, arrivare, sì. per arrivare in civico. Se io volessi fondare un gruppo, qual, cosa devo fare? Come, allora, come ci si muove? Diciamo che è molto semplice e la forza del nostro progetto sta proprio nella semplicità della creazione dei gruppi. È sufficiente individuare appunto, una persona che faccia da coordinatore, e basta mettersi insieme due o tre persone e fare una bozza di un progetto di quello che si, si vuole fare o, di, o delle cose delle quali ci si vuole occupare, dopodiché si contatta il nostro ufficio e noi eh, stipuliamo diciamo, una convenzione con il gruppo perché eh, ovviamente l'amministrazione lavora per atti formali, per atti scritti, quindi nel momento in cui abbiamo una, il volontario con una semplice dichiarazione dichiara di voler aderire a questo gruppo e noi costituiamo appunto questo gruppo con una semplice convenzione. E dopodiché si parte, e si parte nel senso che eh, all'inizio noi abbiamo anche un collega che magari non so, è più esperto dal punto di vista delle manutenzioni tecniche, che magari fa dei sopralluoghi, dà dei consigli, eh, valuta quello che può essere fatto o non può essere fatto, perché è ovvio che nell'entusiasmo uno può chiedere di fare tante cose, però ad esempio se in una scuola mi chiedono di mettere in mano all'impianto elettrico... La risposta è sempre comunque no, perché ci sono delle ragioni di sicurezza, di professionalità eccetera. Quindi... E valutiamo quindi, cioè questo volontariato ha comunque dei paletti ha dei ben paletti precisi. ben precisi, sì. Perché devono essere attività che non hanno una caratter un carattere professionale non possono, cioè, e soprattutto non devono avere dei margini di rischio, perché la prima cosa della quale ci preoccupiamo è che nessuno si faccia male. Perché è vero che hanno l'assicurazione infortuni. Però io eh, cioè, il mio obiettivo è Meglio che nessuno, non arrivare a usarla, no, cioè. ecco, il mio obiettivo è che nessuno si faccia <ride> male, quindi. E dopodiché niente, si comincia come hanno detto loro, noi eh, come ufficio forniamo anche le attrezzature e eventualmente il materiale, ovviamente c'è un rapporto di dialogo con i volontari, eh, quando ci chiedono il materiale valutiamo la congruità della richiesta, insomma, se è possibile fornirlo o meno e poi comunque ci si mette d'accordo e i volontari cominciano insomma, e può essere un'attività semplice come ad esempio… In tante scuole abbiamo i genitori che si occupano di magari raccogliere le foglie nel giardino, perché, non so, Antea magari va una volta al mese o una volta ogni 15 giorni, ma è ovvio che se c'è una giornata ventosa il giorno dopo il giardino è pieno di foglie. Quindi magari i genitori si ritrovano il sabato mattina, decidono loro come e quando e raccolgono quindi le foglie. E comunque ha una burocrazia abbastanza snella rispetto a quello Sì, quella, diciamo Noi che abbiamo diciamo cercato di semplificare abituati. al massimo la burocrazia proprio perché. Eh, non volevamo che i cittadini si sentissero. Eh, oberati e il successo del Civivo è anche in questo, nel senso che eh, c'erano state esperienze precedenti, mi viene in mente ad esempio Bologna che era, aveva cominciato con un progetto di volontariato civico ma molto più strutturato e eh, per cui anche molto più burocratizzato che di fatto non è poi decollato, tant'è che poi successivamente Bologna ha intrapreso altre strade, quindi diciamo che noi siamo stati un po' una pripista. E il nostro progetto proprio per questa sua semplicità è stato anche copiato, come diceva l'assessore, da altri comuni qui limitrofi, ad esempio Sant'Arcangelo, Pozzottoriana, Verucchio, eh, che hanno appunto adottato il nostro modello e anche il nostro nome, eh, naturalmente su autorizzazione dell'amministrazione comunale. Perché il, perché il nome è un marchio registrato? Il nome è un marchio registrato, sì, okay. perché non volevamo che potesse essere utilizzato in maniera indebita, non tanto perché ce lo vogliamo tenere stretto, ma non volevamo che qualcuno sotto questo nome magari facesse delle attività che non erano in linea con lo spirito del progetto. Avete avuto qualche richiesta strana di gruppi un po', un po particolari a cui avete detto di no? Eh, a qualche gruppo abbiamo detto di no, però richieste particolarmente strane no. Eh, il problema diciamo è... Più legato eh, al fatto che le attività devono essere comunque di competenza del comune, quindi se qualcuno mi propone, eh, ad esempio, di fare la pulizia dell'alveo del fiume, io ho delle grosse difficoltà perché quello è demanio o autorità di bacino, quindi non è un'attività che compete al comune. E dopo per me diventa un problema assicurativo, nel senso che l'assicurazione non coprirebbe i volontari. Quindi, diciamo, più legate a questioni tecniche, sì, non legate a non questioni... gruppi strani, no, con età strane. Insomma. No, no, non Beh, già, è già una buona cosa. Mattia, ehm, abbiamo sentito le storie di Ilaria, di Elena, di Cati e di come il, il Civivo, cioè il loro gruppo, si integrava. Nei servizi del comune, che fossero di urbanistica, che fossero digitali o addirittura servizi sociali. Quindi il Civivo, possiamo dire, è un valore aggiunto per, per, il, per il comune, ma nel senso proprio per la comunità, per le persone per, che, che vivono, insomma, il, in questo caso Rimini. E ti volevo chiedere, qual è il valore del Civivo per, per tutta la città? Beh, intanto hai detto bene che è un valore totalmente positivo. Quello che hanno raccontato Elena, eh, Katia, Ilaria è un, sono tre storie che vanno in linea con i tempi. Qualche anno fa l'esigenza di eh, educare digitalmente più generazioni non era neanche nell'agenda, non tanto dell'amministrazione quanto della, della comunità. Quello che ha raccontato Ilaria invece è una fotografia di come è cambiata anche la nostra comunità. Non c'è più quella filiera familiare lunga, in quello stesso quartiere hai il nonno, il figlio, la, la figlia, il nipote, ma c'è una frammentazione molto più vasta, specialmente per quanto riguarda le giovani generazioni. Avere qualcuno che eh, fa qualcosa per te, dal pagare la bolletta, insegnare a utilizzare un programma per computer, aprire una mail, piuttosto che prendersi cura di un quartiere è qualcosa di importante, è il segno dei tempi quello che è l'elemento vincente, perché di fronte a un'intensità reale, che magari fino a un anno prima neanche c'era, oggi ha delle risposte in tempo immediato, dove vince questa esperienza rispetto ad altre? Nella velocità di dare risposte. Oggi in tempi sempre più veloci, in cui la risposta che dà andava bene per ieri, riusciamo a darlo, ma riusciamo a darlo in un modo plurale. Siamo passati a una logica di selfie, a una logica di foto di gruppo, in cui in quella foto di gruppo c'è tutta la comunità e quello che rappresentano è una vittoria comunitaria, di una comunità valida, positiva e propositiva. Quindi tornando all'inizio, qual è il giudizio dopo questi primi sei anni Gagliardi di Civivo? C'è l'idea che siamo passati già a una seconda fase, non più la singola richiesta perché nel parco sotto casa mia manca qualcosa ma diventa una richiesta di comunità. È qualcosa che in questi tempi è straordinario. Lo ripeto, siamo passati dal selfie alla foto di gruppo, ma questo perché è sempre stato chiaro due cose. Primo, che il Civivo è una cosa seria e Roberto e il suo staff l'hanno sempre ribadito, anche dando dei no, anche dicendo dei no. Il secondo punto è portate un progetto, prima ancora che la voglia di fare gruppo, perché da quello si parte e poi si realizza. Questo è stato l'elemento fondamentale. Cosa auguro ai prossimi 60 anni del Civivo? Di essere il miglior affiancamento della comunità riminese, perché sta cambiando, cambierà, cambia una città che diventa sempre più attrattiva, perché? Perché siamo diventati bravissimi non solamente nell'accoglienza turistica, ma anche nell'accoglienza delle persone che non ce la fanno. Sono tantissime le famiglie che vengono qui perché hanno trovato un'esigenza patologica, sanitaria, e in questa difficoltà il civivo è il miglior, il miglior accompagnamento per questi nuovi tipi di esigenze. Attenzione, non riguarda solamente le comunità dove l'età è un po' più alta, riguarda anche le giovani coppie, perché il male non conosce anagrafe, non, non vede se uno è biondo o calvo, colpisce tutti, ma aver trovato una comunità che si prende cura, da un punto di vista sociale, tecnologico, perché dice bene Elena, ditemi voi quanto oggi la tecnologia è, ausi è un ausilio e quanto è fondamentale insegnarla. E dico che avendo una delega anche alle scuole, più che insegnare il digitale ai figli, occorre farlo ai genitori. Oppure prendersi cura di un quartiere, come il Borgo San Giuliano, e ipotizzare che diventi verde, non solamente con una scelta di ortaggi, ma anche insieme a loro modificando tutta la viabilità. Questo è l'elemento in più di questi primi sei anni positivi del Cilivo di Rimini. Grazie. Ehm, io avrei davvero ancora tante domande, ma il tempo è strettissimo, però, anzi in realtà è già, è già, è già finito da parecchio, però prima di chiudere vorrei fare un'ultima veloce domanda a Katia, Elena e Ilaria. Ed è come è cambiato il vostro rapporto con l'amministrazione? Perché fino diciamo, a, a poco tempo fa, fino a Prima dei Civivo, dire ho a che fare con l'amministrazione per fare delle cose era abbastanza un incubo, invece, mi pare che le cose adesso siano più, più snelle o comunque che voi abbiate dato una, una, un taglio, un parere molto positivo. Quindi, come è cambiata anche la vostra percezione del comune, di avere a che fare col comune per fare qualcosa nel vostro quartiere o nella vostra città? Beh, sicuramente noi abbiamo un ottimo rapporto con Roberta. Assolutamente non, questa cosa che lei diceva prima, cioè la semplicità è fondamentale. Cioè, nel momento in cui diciamo sottoponi le tue idee, costruisci un progetto, trovi le persone che sono in grado di portarlo avanti perché magari hanno la fortuna, come nel nostro caso, di avere più o meno tutte le competenze tra, tra di loro: no? tra chi è architetto, chi è il mastro giardiniere o la mastro giardiniere nel nostro caso. Eh, oppure altri che hanno, avuto, hanno più competenze digitali perché poi ci ha misto di tutto no? e questo una volta che è stato costruito il fatto che il comune non ponga delle ulteriori difficoltà ma che dica ok io ti ho esaminato in qualche modo mi sei risultato affidabile a questo punto vai è una cosa fantastica e secondo me sarebbe il modo operando, dovrebbe essere il modo per operare, per gestire le cose diciamo in qualsiasi quello... tipo di contesto. Sì, sì. Tra l'altro aggiungo che questo ci ha dato una forza anche come cittadini, perché il fatto di essere un gruppo riconosciuto, quindi non un'associazione, non qualcosa di costruito, ma semplicemente un insieme di intenti, ha fatto sì che anche noi nel nostro piccolo potessimo considerarci un sistema. Diciamo di integrazione con altri gruppi, perché nel nostro caso ha funzionato, ad esempio, con l'associazione che fa la festa del Borgo: noi abbiamo avuto rilevanza, abbiamo costruito un parte, una parte di allestimento, ma anche sempre in quella stessa festa sono stati i lettori eh, che hanno letto, letto le letture del, della festa del Borgo nell'ambito dell'ospedale durante la festa. Oppure ancora, adesso conoscendoci, e mi sembra una bellissima idea eh, quella di fare un sito che raggruppa tutti i civivo ancora il digitale, magari alcuni di noi sono meno portati verso questa cosa e potrebbero averne beneficiato. Quindi l'integrazione tra tutti questi gruppi è una cosa fantastica, cioè il fatto che noi diciamo, ci siamo sentiti in grado di poter dare una mano e quindi non avere la complicazione di tutto quello che in genere significa approcciarsi a un comune perché <ride> cominci a sentirti male, in realtà noi siamo stati mh, contentissimi di avere tutta questa flessibilità ci ha aiutato poi ad avere anche una capacità di interrelazione con altre situazioni, altri contesti che hanno amplificato ancora di più quello che stavamo facendo. Grazie. Elena, per te? Eh, anche per noi è sicuramente una cosa molto positiva ed è stato un rapporto molto positivo, anche perché eh, la cosa bella è che nel momento in cui tu eh, conosci le persone che sono all'interno del comune, ti rendi conto che il bene loro, l'obiettivo loro è il bene del cittadino e anche il bene tuo. Quando tu fai parte dello stesso bene di un altro ti fa piacere e quindi sapere che fai parte di una, di, una di una macchina che sta lavorando verso lo stesso obiettivo sicuramente è gratificante. E la cosa bella è che ognuno con le proprie competenze, perché comunque io, per esempio, nel Civivo dell'Orto, non so se si sia entrata, <ride> però ognuno con le proprie competenze riesce ad arricchire l'offerta che è già ampia e quindi eh, da, da, da varietà e da magari anche proprio competenza specifica, perché. Ogni settore ha le sue richieste anche di professionisti perché dietro Ogni gruppo ci sono comunque dei professionisti, non è che ci sono. Certo, chi, chi si improvvisa magari. Esatto. qualcuno Sì, ma anche dei professionisti. Ilaria, chiedo anche a te. Io gioco in casa, nel senso che eh, sono dipendente di questa amministrazione, quindi... Però immagina che non ci sia Morolli e... Okay. <ride> e, e, e Roberto. Okay. Un parere personale. No, io quello che posso dire è sicuramente ringraziare questa amministrazione che crede in un progetto che è di alto valore, secondo me, e anche per questa città. Città, quindi, questa cosa qua, insomma, Roberta lo sa, ne abbiamo parlato tante volte. E sicuramente è questa cosa per noi, insomma, come servizio disabili è molto importante perché appunto dà lustro anche alla città, insomma, dare rilevanza a progetti di questo tipo. Quindi, Positivo. più che positiva. Benissimo, grazie, grazie Laria, grazie davvero a tutti i nostri ospiti. Ringrazio anche voi che ci avete seguito questa sera. Come sempre ringrazio tutte le associazioni che partecipano alla redazione di Rimini Social, in particolare ringrazio Emiliano Violante e Silvia Sanchini per la realizzazione di questa puntata che troverete già nei prossimi giorni anche online sul, sul nostro sito. Non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento agli altri diciamo, appuntamenti social, la rassegna di eh, domenica sera al TG Serale, la rassegna in radio di martedì mattina e alla prossima puntata di come se fosse facile giovedì prossimo. Buonasera.